Allora, eccoci, eccoci in diretta. Ciao, buonasera a tutti, buonasera da Cinema da Casa. E lo sapete, oramai tutte le sere ci facciamo e vi facciamo compagnia alle 22 per parlare di cinema, ma non solo, per parlare anche di quello che sta succedendo e per incontrare anche degli amici speciali che vengono a trovarci alla finestra. Stasera sono particolarmente contenta perché abbiamo due amici che ci verranno a trovare e perché cercheremo di passare una serata, poi ce lo racconteranno anche loro tra musical e commedia, che mi sembra forse una delle cose più utili in questo momento per cercare di andare a dormire con il cuore più sereno. E, questa serata noi abbiamo due ospiti, inizieremo tra poco con Massimiliano Bruno che verrà in diretta con noi. Vedo che c'è Paola Minaccioni. Buonasera Paola, se vieni in diretta Instagram anche poi magari ci fai un saluto. E vedo già che c'è Michele Greco e poi arriverà anche Massimiliano Bruno che adesso noi cercheremo di chiamare e di avere con noi in diretta. E queste serate, voi lo sapete, sono delle serate che sono nate in modo spontaneo e che stanno proseguendo sera dopo sera, ma non siamo soli, ci sono anche molte altre persone che stanno proiettando dalle loro finestre. Ecco, è arrivato Massimiliano che chiamiamo con noi. Trasmettiamo adesso con lui. Eccoci. Ciao Massimiliano, ci sei? Vediamo un po'. E stanno trasmettendo anche i ragazzi di Zida questa sera di Zalib dalla loro finestra di San Giovanni. Quindi siamo davvero molto contenti che siete tantissimi. Adesso cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo qualcosa da Massimiliano. Eccolo, lo vediamo. Come va, ragazzi? Noi bene, stai mangiando? Dimmi la verità. Sì. Ho ordinato la cena che non ci siamo regolati stasera in questa grossa kermesse che stiamo vedendo di film da tutto il giorno. Ecco, a me fa E mi è ridere. arrivata mentre, capito? Sono arrivato in po' in ritardo. Vabbè, tanto stiamo tutti in ritardo oggi, Maxone. Allora, salutiamo Ma intanto, che ce frega? saluto. Ma che ce frega, saluto da parte tua gli amici. Buonasera a voi, ospiti simpaticissimi. Tu non lo leggi, lui sta su Facebook. Li saluto. Saluto Giulia Morello che sta su Facebook. Saluto la giuria di Alice che sta invece sul canale YouTube. E Massimiliano Bruno, che ti stai mangiando, Massimiliano? Un hamburger, va bene. Un hamburger molto americano, molto ordinato su Deliveroo. Ah. Ho fatto pubblicità, non si poteva. Vabbè, tanto qui. No, perché non avevamo voglia di cucinare stasera. In realtà veniamo da un mese in cui abbiamo sempre cucinato, però stasera abbiamo detto: dai, prendiamoci questa serata così, con amicizia, un bel bicchiere di vino, con un panino, la felicità. Senti, come stai passando queste serate un po' particolari, queste giornate un po' particolari, Max? Che film ti vedi? Ma guarda, qualsiasi, perché chiaramente avendo così tanto tempo a disposizione per vedere cinema, cerchiamo di vedere un po' tutto, dalle commedie ai film più d'autore. Io poi sono, diciamo, fortunato perché sono nella giuria dei David di Donatello e quindi ho quella piattaforma che si chiama Veo David, per cui posso vedere tutti i film italiani che sono usciti in sala nel 2019. Quindi mi ero perso alcuni film che sto recuperando, devo dire alcuni molto molto belli. E poi sono, purtroppo, come tutti noi italiani, adesso completamente in fissa per le serie televisive. E che ti Tu vedi? mi Che ti capirai. vedi? Allora, stiamo piangendo giornalmente appresso a This Is Us, che è questa serie americana che è veramente commovente, davvero. E stiamo vedendo anche La Casa de Papel, abbiamo visto The Sinner, anche The Outsider. Insomma, all'inizio della nostra quarantena abbiamo visto Fleabag, anche Afterlife, che ci è piaciuta molto. Insomma, parecchie cose molto molto carine, devo dire. Devo dire che spazi. Senti, invece stasera Max ci hai fatto una selezione, ce la vuoi raccontare? Ci vuoi raccontare cosa hai scelto di farci vedere qui dalla finestra? Guarda, quando abbiamo parlato ho pensato che ci sono tanti grandissimi capolavori che abbiamo visto e rivisto, che vediamo spesso, e ho pensato al momento invece in cui
Stiamo, che è un momento in cui forse ogni tanto una risata non ci fa male, e facendo io il regista soprattutto di commedie, ho scelto qualcosa che in qualche modo avesse a che fare con l'intrattenimento, col divertimento, con la serenità. Quindi il primo è un omaggio a uno dei miei attori preferiti, che è John Belushi, ed è The Blues Brothers di John Landis. E film secondo me straordinario, perché fa coincidere la comicità con la musica, quindi è un film dove potrete godere vedendo i camei di Aretha Franklin, Ray Charles e tantissimi grandi musicisti, e in più si può seguire la trama con John Belushi e The Negroid, che fanno i numeri a livello comico. Ci sono delle scene memorabili e divertentissime. Poi ho scelto il mio film preferito, Ecco. che è un musical. È un musical che si intitola Hair, capelli, ed è un musical di Milos Forman, con il protagonista Treat Williams, ma c'è anche un giovanissimo Savage, c'è anche Beverly D'Angelo, insomma un bellissimo cast. Racconta le avventure di questi fricchettoni negli anni 70, e che si vengono a incrociare con una persona che ha totalmente una mentalità diversa dalla loro, che sta andandosi a arruolare in Vietnam, è il periodo della guerra del Vietnam, ed è secondo me uno spaccato di vita di quegli anni straordinario, all'interno del quale ci sono due o tre pezzi musicali memorabili, come Aquarius, che è diventato poi nell'immaginario collettivo forse un po' l'inno dei fricchettoni. E intanto saluto Paola Minaccioli, che vedo che è Bravo, e collegata. anche Claudia Potenza che Ciao. sta con noi. Senti, Vai, dedichiamo una patatina. l'ultimo non ce lo dire però, non ce lo dire l'ultimo perché così ci vediamo i primi insieme qui alla finestra e poi ti riprendo in diretta per l'ultimo, ok? Così. E dai, così ti mangi due patatine mentre noi ci vediamo i film che hai scelto. Vai, Ciao belli, ciao. ciao, dopo. One, two, three, four. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Sweetheart to miss, sweetheart to miss, sugar to kiss, sugar to kiss. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. When the baby mistreats me. Thank you.
want another shot. Walking party in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new time. Oh mamma mia, signor Mascetti, posso? Tra l'altro devo dire la verità che The Blues Brothers è particolarmente entusiasmante, anche perché devo dire che ha vinto il Guinness dei primati per gli incidenti stradali, quindi devo dire è un film dirompente. Ecco, è tornato Max con noi. Eccoci Max. Aspettiamo che adesso arriva in diretta qui a Cinema da Casa. Stasera è peggio dei collegamenti di Fazio. Eccoti. Beh, che botta di adrenalina, eh? Dai, su, c'hai dato carica, Max, eh? Beh, guarda, Blues Brothers, avete scelto di mettere proprio il momento clou, Everybody Needs Somebody to Love, grandissima verità, tra l'altro. Insomma, sono delle frasi di Jack and Elwood che sono straordinarie. Siamo in missione per conto di Dio. Assolutamente sì. Senti Max, mi stanno chiedendo moltissimi anche dal canale YouTube e ci stanno mandando dei messaggi. Molti chiedono se hai finito Ritorno al Crimine. Hai finito di girare Ritorno al Crimine, Max? Sì, sì, finito anche di missare e di montare e missare. Doveva uscire il 12 marzo, ma purtroppo per gli avvenimenti tristi che tutti sappiamo sono chiusi i cinema e quindi non può uscire. Speriamo che appena staremo tutti bene, supereremo questo problemaccio, il film uscirà in sala, credo in autunno. Ma sì, speriamo sicuramente, però possiamo rassicurarli insomma che il film è pronto, è finito e che appena sarà possibile lo vedremo sui nostri schermi, che già mi sembra molto, Max. Sì, 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 devo dire che sono anche particolarmente contento del film perché è venuto un film molto più divertente dell'anno scorso, è un sequel che secondo me migliora il primo film e di solito non è così,
devo dire che però c'è stato dei feedback che sono stati molto buoni da parte di Rai Cinema, di 01, tant'è che mi hanno chiesto di fare pure il terzo. Ecco, perfetto, dai, che abbiamo, così gli diamo lo scoop ai ragazzi, va bene. Senti, ascolta Max, invece qual è l'altro film, l'altro cult veramente che hai deciso di farci vedere stasera? Allora, dopo Hair, di cui avete mandato in onda Let the Sunshine, che è la canzone secondo me più emozionante, e la scelta è ricaduta su un film italiano, sì. Perché non potevamo lasciare fuori, insomma, una delle più grandi cinematografie della storia del cinema. Ho scelto Monicelli, uh-huh. E ho scelto Amici miei, che è uno dei miei film preferiti. E ho scelto il primo, anche se in realtà, te devo dire la verità, io li amo tutti e tre i film di Amici miei, anche Amici miei Alto Secondo e il terzo. E, Amici miei perché? Perché era un grande sunto della commedia all'italiana, tematiche, approfondimenti malinconici, drammatici, ma sviluppate in forma di commedia, quindi secondo me è uno dei migliori film della commedia all'italiana, dove ci si commuove e si ride tantissimo nello stesso film. E in più, diciamo, un omaggio anche particolare a Ugo Dognazzi, papà del mio amico Jimbo, che è stato uno degli attori emblematici, insomma, di quel periodo storico della commedia all'italiana. Ecco. Va bene, allora senti, prima di vederlo, volevo invece mandarti un messaggio da Bologna, perché mi stanno scrivendo che l'altra finestra che proietta in contemporanea con noi alle 22 ha proiettato Beata Ignoranza, visto che sapeva che tu eri con noi. Ah, grandi, grazie. Quindi grazie, sarai anche sulle finestre di Bologna, va bene Max? Beh, sono molto contento pure per Alessandro Gasman e Marco Giallini, che ne saranno contentissimi. Va bene, e allora adesso ci vediamo assieme, Amici miei. Bene. Avanti, avanti. Buongiorno, e c'è un avviso telefonico per lei. La deve chiamare d'urgenza. La briochina col caffè latte. Un avviso telefonico per me? Chi sarà mai? Il posto pubblico di Gavinana. Le villeggianti. Già, ma che sarà successo? Le rubo un prefissino, mi scusi. Ah, guardi che le tazzine devono essere due. Ma non si preoccupi, la porto su io. Di, lo sai che l'ha fatto stanotte il tuo amico? Oh. E si è portato una troia in casa nostra. Sì, troia. E come la paga? Posto pubblico di Gavinana? Sono il conte Mascetti. Guardi, lì ci deve essere mia moglie. Me la passa, per favore. Le chiamava le villeggianti, moglie e figlia, perché a maggio le aveva spedite nel paese natale della moglie e ancora non aveva trovato i soldi per schiodarle dall'assù. Ha nevicato, Lello, quasi mezzo metro. Ma come, mi fa venire l'infarto per dirmi che ha nevicato? Bene se ha nevicato, così vi divertite, no? Te e la bimba? Sì. Fatelo mone con la pipa. Ma come si fa con le scarpe, con tutto? Che c'entrano le scarpe ora? Ma se ci sa solo quelle da tennis di quest'estate. Ma forse il male delle scarpe lì è tutto, Lello. Anche il povero Batacchi quanto ci può tenere gratis? Vabbè, per due mesi, che vuoi che sia? Lello, è da luglio che non vede una lira. Capirai, il Batacchi, una stanza con l'uso di cucina. Ma chi l'usa più la cucina, Lello? Io non ti voglio affliggere, ma anche la bimba non ce la fa proprio adesso più. Adesso vengo su io, stai tranquilla che sistemo tutto, non ti preoccupare. Sì, Lello, ma quando vieni? Come quando? Lasciami organizzare, così su due piedi, un momentino, vediamo come vanno le cose, no? Va bene, Lello. In tutti i modi, ti ritelefono, eh? Scusa, ma mi raccomando, tieni duro, capito? E dillo anche alla bimba, digli che il babbo ha detto di tenere duro. Sì, è brava. Poi ci risentiamo. Tranquillo. Ciao. Ehi, ma che è successo? È stato quel tuo amico, dice che la moglie... Ah, sì? Ora li sistemo io. Mi dà un gettone, per piacere. Gettone alla cassa. Ti ringrazio per la squisita ospitalità. Beh, e che tu fai? Faccio la valigia. Ma allora tu non capito nulla. Codesta gli è sempre casa tua. Ma sì, casa mia. In casa mia posso ospitare chi mi pare piace. Qui no, e allora non è più casa mia. Oh, ma scelti, smettila di fare il bischero. Se no mi offendo io, Cerca di capire, no? Se fosse per me, figura. Dammi la valigia. La Carmen. La Carmen ha una mentalità un po' all'antica. All'antica? Da bottegaia. E anche te, caro Necchi. Siete due tabaccai.
Ad ogni modo, come non detto, eh? Amici come prima. Però ognuno a casa sua. Ipsos. Allora, nel frattempo noi salutiamo Max Bruno, davvero lo ringraziamo tantissimo per averci fatto vedere questi film e per averci tenuto, per essere stato con noi. Aspetta che lo salutiamo in diretta, eccoci Max, e aspettiamo anche Michela Greco che sta con noi invece in diretta telefonica. Nel frattempo salutiamo Max, se riusciamo a vederlo, eccoci Max. Eccoci. Grazie, spero che siano state delle scelte, diciamo, simpatiche per questa serata, questa domenica insieme. Sì, guarda, l'hanno apprezzato tutti moltissimo, molti hanno ballato, altri hanno riso, altri continuano a dire che aspettano il tuo film con ansia. Speriamo davvero che riaprano presto le sale, perché il senso un po' dell'iniziativa è tenere vivo il cinema in questo flash mob cinematografico che adesso è in tante città, in attesa insomma che riaprano le sale. Speriamo davvero che tutto questo passi presto e di attraversarlo tutti assieme. Bene, dai, dipende da noi, sacrifichiamoci sto mesetto a casa e poi ricominciamo a uscire quest'estate, va bene? Va bene, un abbraccio e buon dessert a questo punto. Ciao Max. Grazie ad Amici nella città. Ciao, un abbraccio. Ciao. Eccoci Michela, buonasera. Ciao, eccomi. Eccoci. Allora proseguiamo con Massimiliano, dopo Massimiliano, che tra l'altro è un amico comune, per insomma una serata che mi sembra abbia un po' una linea guida, perché anche tu hai scelto dei film insomma in linea un po' con il sapore che ci sta dando Max di questa serata. Sì, mi sembra che continuiamo in modo perfetto con l'inizio di Massimiliano, perché è tutta una serie di sequenze all'insegna delle risate e della musica, che sono secondo me una meravigliosa forma di resistenza alle difficoltà. Adoro anch'io i film che ha scelto lui, e io ne ho scelti tre che... semplicemente che mi sarebbe piaciuto vedere in una situazione del genere, perché penso che siano molto godibili, forse soprattutto uno che è molto animato e insomma gasante, e ne approfitto pure per ringraziarvi di avermi coinvolto in questa iniziativa, perché è veramente bello, ci dà la sensazione di stare comunque vicini. Ma sia un cineclub, anche se anche se siamo lontani comunque ci sentiamo vicini, accomunati da questa cosa, è proprio bello. Beh, devo dirti, grazie. Che ti saluta, ci sta salutando anche Torino adesso, che invece proietta un po' prima di noi perché lì fa freddo, quindi le finestre sono un po' prima, e quindi devo dire la verità, è un po' un passaparola, e diciamo ci passiamo un po' passaparola attraverso il cinema, una rete, quindi questo è una cosa bella. Allora dici intanto dici le prime due sequenze, poi rimani in diretta con noi per dirci l'ultima che hai scelto. Dici le prime due intanto. Allora, io ho scelto The Rocky Horror Picture Show, mm-hmm. proprio perché gasiamoci, nel senso è un film culto del 1975 di Jim Sharman, cioè una meravigliosa Susan Sarandon che è giovanissima, bellissima, lo è ancora adesso, stupenda, ed è un film irriverente, insomma penso che molti lo conoscano, abbiamo scelto fra l'altro una delle scene più famose, quasi. Penso che molti balleranno dentro casa, perché è proprio adatto per ballare dentro casa. E poi c'è Tim Curry, che magari abbiamo visto poco negli ultimi anni, però un personaggio meraviglioso, un uomo da musical, fra l'altro lui aveva fatto pure Hair a teatro, quindi prima che ci fosse il film. Quindi tutto torna. Tutto si lega, e quindi bello. Io è un film che adoro, che mi capita poco di rivedere, quindi ho approfittato proprio di questa occasione per rimetterlo in gioco, perché okay. penso veramente sia divertente vederlo così. E poi non mi ricordo la sequenza che avevamo deciso, però
forse era Brutti, Sporchi e Cattivi, sì, secondo, esatto, che vi avevo detto, perché sì, ovviamente anch'io ci tengo molto a fare un omaggio al cinema italiano. Qui parliamo del gigantissimo Ettore Scola, è un film appunto Brutto, Sporco e Cattivo, è un film proprio feroce, come sapeva essere la migliore commedia all'italiana, ed è interessante perché secondo me questo film, con un po' di ironia, possiamo trovare dei collegamenti con la situazione che stiamo vivendo, perché parla di una famiglia di circa, credo, 25 persone, sì, nella periferia romana, e quindi devono convivere in un posto piccolissimo per un sacco di tempo, e quindi soffrono un po' a questa convivenza e fanno delle cose assurde, atroci, sì. E c'è anche qui la musica meravigliosa di Trovaglioli, infatti sentiremo una canzone che io adoro, mi diverte tantissimo, proprio anche insomma, mi piaceva anche fare un omaggio a Trovaglioli, proprio perché stiamo parlando di musica e in questo film c'è questa canzone molto bella e molto divertente. Trovaglioli ha fatto un sacco di musiche per i film di Scola e questa è proprio, e poi invece l'ultimo mi hai cambiato un po' genere, siamo andati su una satira l'ultimo... diversa. Esatto, cambiando genere, qui si ride e basta, non c'è, insomma, non è particolarmente musicale, è un capolavoro assoluto, è Vogliamo vivere di Lubitsch, che sì, in inglese è To be or not to be, e, beh, io l'ho detto, è un capolavoro, quindi è proprio una cosa meravigliosa da vedere e rivedere tante volte, e anche qui un po' uno può trovare qualche connessione con le cose che stiamo vivendo, in particolare nella scena che abbiamo scelto, perché proprio si sente il passaggio fra il momento della normalità, tutto sembrava normale, e poi invece succede la grande difficoltà, in quel caso parliamo proprio di una tragedia, l'invasione nazista. Sì, siamo sulla satira sul nazismo, però insomma... Esatto. Però anche qui la resistenza attraverso la risata, cioè hanno fatto questo film nel 1942 nel pieno di quello che stava succedendo e resistevano con la commedia, con la risata. E allora ce li vediamo, Michi, rimani con noi in diretta telefonica, così poi ci salutiamo e commentiamo ancora un altro po', va bene? Rimani perfetto, con noi. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. Keep your hands on your hips. Another dimension with voyeuristic intention. Well secluded, I see all with a bit of a mind flip. You're into the time slip, and nothing can ever be the same. You're faced out on sensation like you're under sedation. Yeah.
faccia da lei. You guys know how to Madison? In music, you're basically having a conversation. It's a question. Già dall'odore si capisce la cuciniera. Brava, brava, in buona. Vieni qua, Bruto. Su, date un bacio. Su, un bacetto. Un bacetto con la pacificazione. Su. Mangiamo, ma ho capito. Ah, sì, sì, ve lo date dopo. Ah, mangiamo. Ma Vittoriano, vieni su. All'inizio, ma nonna, li vuole ardente. Camilla, questi per te. Non la faccio più. Ma questi a Cesaretto? Pecorino, che è più pizzicato. Buon appetito. Aspettate che Massimiliano dice la poesia.
Sputa appena in alto, appena che ne miele pareti, miele paventi, e la renna pensato con il nome di Giacinto. Giacinto? Così non è consolato, e non parla tanto spinto, da giocare, e circondato, con il racconto sempre vinto. È finita! No, mamma mangiai che soffre di tu. Mangiamo. Lo vedete com'è bella, caduto d'amore e d'accordo. Mannaggia. Ah, Cesare, pure con te. Dammi la mano e senza rancore. Giacinto mio, sei sempre il signore. È il piatto mio. E sta attenta, no? Abbi pazienza, se lo volevo, ha tirato lui. Vuoi mangiare con nonno, ti è? No! Sta male con le visce. Lui c'ha il semolino su. Come sta male, ci dà il semolino? Dacci di mancarone se lo vuoi far guarire. Buon appetito. Con i sorci stamattina? Ah, oh, e mangiano! Ha funzionato il veleno mio? Sì, ma non mangiate! Ma ci sarete in bocca, ma non devi parlare, cazzi tu, Che? Non deve più? No, per andarmi va. E allora? Ma sento come uno strano sapore. È buona. Buona. Certo che è buona. Fatta bene, delicata. Ma come l'hai fatta? Che cazzo ci hai messo? E come la dovevo fare? Che ci ho messo? Pasta a cotta, melanzana fritta, pomidoro, uva passa, pane grattato, noci, pecorino. E veleno per gli top. 4 buste, solamente nel piatto tuo. La tenda a te. Veleno per tu. Sentite freddo. È come una folata di vento. È come se fosse un velo bagnato. Che te passa su per spargere.
quello da morte. Kubinski, Kubinski, Lominski, Rosanski e Poznanski. Siamo a Varsavia, la capitale della Polonia, nell'agosto del 1939. L'Europa è ancora in pace e la vita a Varsavia si svolge normalmente. Ma che succede d'improvviso? Questi polacchi hanno forse visto un fantasma? E perché questa macchina si è repentinamente fermata? Tutti guardano in un'unica direzione. Stupore o spavento si leggono sui volti di questa gente. È mai possibile? Ma certo, certo, l'uomo dai baffetti è Adolfo Hitler. Hitler a Varsavia mentre i due paesi sono ancora in pace. E tutto solo, egli sembra non rendersi conto dell'emozione di cui è causa. Si interessa forse alle ghiottonerie di Maslowski? Impossibile, si sa che è vegetariano. Eppure a volte egli interrompe la dieta per inghiottire intere nazioni. Forse vuole ingoiare anche la Polonia? E come mai si trova qui? Che è successo? È successo che nel quartiere generale della Gestapo a Berlino... Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Colonnello Wilfred Funzer è qui. Se li vuole interrogarlo, spero che parlerà. Diamine! Che entri, signor sì. Wilfred Kunzer! Wilfred Kunzer! Wilfred Kunzer! Heil Hitler! Heil Hitler! di Wilfred, sappiamo che desideri un carro armato, eh? Sì, papà me ne aveva promesso uno se veniva promosso. Beh, siccome sei stato promosso, il regalo te lo fa il nostro Führer. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Ma glielo dirai tu al tuo papà chi te l'ha dato, vero Wilfred? Sì, il Führer. E così papà gli vorrà un po' più di bene al Führer, eh? Sicuro. Perché adesso gliene vuol poco? Per niente. E racconta anche delle barzellette sul Führer, eh? Beh, dice che un cognac che l'hanno chiamato Napoleone, che di Bismarck ne hanno fatto una bistecca e di Hitler ne faranno... Una polpetta? Sì. Sì, come lo sa? Oddio, viene spontaneo. Ah, viene spontaneo? La prego, non mi fraintenda. Io ho sempre, come dire, lei sa, colonnello, che il mio lealismo, la mia... Heil Hitler! 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 Il Führer! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil per me. Eccoci, Michela.
Eccoci. Ecco, hai vabbè, per io me. Io mi sono messa a ballare sulla sedia all'inizio, guarda che horror, ovviamente, cioè, è impossibile stare fermi secondo me con quel film, poi è una scena veramente divertente, e poi vabbè, qui questa conclusione Hell per me è, si capisce, insomma, tutto il genio di Lubitsch, esatto, di questo film, sì. Poi non so se ha fatto la stessa impressione anche a voi, l'inizio, quando l'ho rivisto, poi l'inizio di questo film è proprio... questo passaggio, come dicevo prima, no? Dalla situazione di normalità e poi sei lì per arrivare nel dramma, e un pochino questo ci risuona, credo, che insomma è relativamente poco il tempo che è passato da quando insomma era tutto normale, no? Quindi, beh, devo dire che Jojo Rabbit sembra che si abbia un po' ripreso da questo. Sì, sì, infatti sì, ci ho pensato anch'io, quando ci sono alcune scene del film dove c'è questo saluto a Hitler ripetuto in modo così ridicolo, sicuramente c'è un semino in Lubitsch. È vero. E poi vabbè, Brutti sporchi e cattivi, insomma, a parte la bellezza di vedere quelle ambientazioni, poi adesso si vede in questa scena, abbiamo visto l'idroscalo di Ostia, perché vanno al mare, ma il film è ambientato, come dicevi tu, a Monte Ciocci, che è un posto insomma che invece non si vede molto al cinema, e poi vabbè, Manfredi, strepitoso. Tra l'altro, guarda, era uno dei film, dei pochi film di Scola che non avevamo visto, quindi insomma è stato uno spunto anche per noi interessante per far vedere uno dei film di Scola che ancora non avevamo mostrato. Senti, Michela, bello. Infatti pensavo pure che sarebbe, magari qualcuno non ha visto qualcuno di questi film e si fa venire voglia vedendo questi brani di recuperarli, questo sarebbe molto bello. Ma sì, devo dire che è un po' come un recuperare delle cose oppure rivedere, non mi ricordavo, sai quante volte in questi giorni è capitato anche a noi. Senti, esatto. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi e salutiamo anche Paola Minaccioni che è con noi in diretta Facebook e un po' in diretta Instagram. Ciao Paola, e rimanete con noi però in diretta Facebook, perché ci godiamo adesso e proseguiamo in musica con le canzoni dei Beatles, vedendoci Across the Universe, e poi con gli ABBA invece con Mamma Mia, e con un finale dopo a sorpresa, ok? Grazie, tanti baci. Un abbraccio, Miki. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. What the hell was that? There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love, love is all you need. Hey, kid, get your ass out of here! Come on, come on, come on. Love, love, love. Let's go. There's nothing you can know that can't be known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. Whoa, whoa, whoa. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need. All you need.
I grew up. Well, then grow back down again. Screw them, it's like I take a joke. Come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. Get a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are I don't know how, but I'm starting to lose control.
Nothing. Nothing for miles. Can you hear the drums, Fernando? I've said it before and I'll say it again. No more fucking ABBA. Well, that's right. Mummy, maybe a trip to the Outback could help me get over this little phase I'm going through. And you never know, I might meet some lovely country girl. I hereby christen this budget Barbie camper Priscilla, Queen of the Desert. It's got to be the understatement of the century. Let's go shopping. Oh, for Christ's sake. What's this? That, my darling, is my most treasured possession in the whole wide world. But what is it? Well, a few years ago, I went on a pilgrimage backstage to an ABBA concert, hoping to grab an audience with Her Royal Highness Agnetha. Well, when I saw her ducking into the ladies' loo, naturally I followed her in. And after she'd finished her business, I ducked into the cubicle only to find she'd left me a little gift sitting in the toilet bowl. What are you telling me? This is an ABBA turd? I don't know what we can do with this. Maybe I don't care. Love that man of mine. Oh, please. Oh, please. Il pano e questo. Allora anche stasera vi salutiamo da Cinema di Casa, ci vediamo domani come sempre. E il saluto del fonico. Ragazzi, credo che mi stanno piacendo questi film, perché ce li stiamo facendo, il video sta andando via, si sta avvicinando. Quindi ciao da Cinema da Casa, buonanotte a tutti. Ok, un'altra clip e poi vi salutiamo. Good. No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubic. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. E con i Pink Floyd vi salutiamo. Buonanotte da Cinema da Casa.